Sono l'ingegner Provenza, project manager e direttore tecnico del Maximall Pompei. Il Maximall Pompei vuole essere un punto di riferimento in Campania, non solo per il commercio, il turismo e il divertimento. È un intervento che si sviluppa nel comune di Torre Annunziata, a pochi passi dagli scavi di Pompei, quindi in provincia di Napoli. È un intervento da 170 milioni di euro che prende vita su un'area di 200.000 metri quadrati per un edificato di 200.000 metri quadrati. I numeri del progetto sono più o meno questi: un centro commerciale che si sviluppa su 100.000 metri quadrati, di cui due terzi dedicati al commercio e un terzo dedicato a una copertura polivalente a verde che quindi ospiterà diverse attrazioni. Un auditorium che metterà a disposizione dei visitatori e non solo, un cinema multisala con 6 sale più un IMAX e un primo piano di intrattenimento multimediale, un albergo da oltre 130 camere che sarà direttamente collegato al centro commerciale. Inoltre i servizi dedicati al centro sono due parcheggi multipiano da circa 100.000 metri quadrati che daranno la possibilità ad oltre 5.000 auto di essere parcheggiate, oltre a un parco urbano attrezzato, totalmente pubblico, di circa 6 ettari, più parcheggi pubblici per oltre 1.000 posti auto e 40 autobus. Sono state anche realizzate due uscite autostradali, una in direzione nord e una in direzione sud, sulla Salerno-Reggio Calabria, proprio per agevolare il traffico in entrata e uscita dal centro commerciale. Sono Tommaso Manno, l'amministratore della MABE 2 Costruzioni. Stiamo realizzando le opere strutturali del centro commerciale Pompei, uno dei più grandi centri commerciali dell'Europa. È un lavoro molto complesso. La ULMA in questo cantiere ha fornito circa 12.000 metri quadri di castelli e 9.000 puntelli a 6 metri. Questo ci ha permesso di realizzare circa 10.000 metri quadri di solai al mese, finiti. Sono Francesco Manno, direttore tecnico della MABE 2 Costruzioni, nonché responsabile della produzione, e stiamo realizzando in Pompei il centro commerciale Maximall per conto di Gen Construction. La UMA ci sta fornendo ovviamente di tutte le attrezzature per arrivare in quota in modo da realizzare l'opera in perfetta sicurezza. Utilizziamo come sistema di puntellazione dei solai il sistema della UMA CC4. Ne abbiamo in questo momento in cantiere circa 12.000 metri quadrati e le produzioni vanno comunque rispettando quello che sono i cronoprogrammi stabiliti con il committente. Sono stati rispettati i tempi di consegna, anzi abbiamo una sinergia che si è creata tra gli uffici tecnici della MABE e della ULMA, in quanto essendo un'opera diciamo, con altezze diverse, con gli impalcati non hanno la stessa quota, viene molte volte diciamo, ci interfacciamo con il cambio di materiale, quindi diciamo, noi facciamo delle richieste e la ULMA in tempo debito ci sta facendo arrivare il materiale in cantiere. Abbiamo scelto ULMA per il fornitore del sistema CC4 perché in questo momento ci garantiva diciamo, la possibilità di portarci 12.000 metri quadrati di cassero. Siamo contenti della scelta fatta. Nell'insieme diciamo, di tutta questa struttura appunto, del sistema CC4 si sono dovute aggiungere per alcune zone, visto comunque le altezze, perché si partiva dal primo livello e si doveva arrivare al secondo livello, quindi con una struttura di torri T60, per un'altezza circa di 11,50 m per coprire appunto tutte le zone aperte. Si è impegnato anche il sistema LGV che è il cassero per fare facciavista sul lato parcheggio e tutto diciamo poi il seguire, quindi logistica, ufficio tecnico, la ULMA stessa che ha supportato e comunque è stata puntuale su tutte le esigenze del cantiere, quindi con dei tempi anche di consegna per quanto riguarda la puntellazione o comunque tutta la struttura. È arrivata una buona parte, anzi quasi un 90% è arrivato come struttura tutta nuova e questo è apprezzatissimo, è stato apprezzato dalla committente, dal cliente
è, diciamo, beneficio di tutti.